Sarasi. Let me share these days on this very sensitive issue. So thank you very much for being here with us. We will start with two different views by our guests, and then we will open the floor. I have actually prepared myself for an after the court session. Now I have to somehow reorganize my thinking. Well, I have to say that the negotiations between Iran and the group of six, namely 3+3 or 5+1 or whatever you prefer, is now in a very critical stage. We have had four rounds of negotiations in Vienna, and next week we are going to have the fifth round. We expected to start drafting in the last session, but it didn't happen, and we hope that next week we can actually start drafting and working on the text. But still, there are doubts about that. I believe that we are both very close and very far. Io mi auguro che questo dialogo che è ripreso, questo negoziato, che spero sia in buona fede da tutte e due le parti, si concluda nel modo più rigoroso e più rassicurante per entrambe le parti e per i vicini e per tutto il mondo sostanzialmente. Credo che questo sia nell'interesse dell'Iran e del suo popolo e sicuramente nell'interesse nostro e del nostro popolo. Spero anche che il buon andamento di questo negoziato abbia la possibilità di altri discorsi, diciamo, per esempio relativamente alla Siria. Io ho sempre pensato che, essendo l'Iran parte attiva nel conflitto siriano, come altri stati, dovesse essere, come gli altri, chiamato al tavolo, perché si negozia appunto con chi ha parte in causa, non si negozia con chi non se ne occupa, di tutta evidenza. Poi possiamo avere evidentemente posizioni diverse, ma io ritengo che, diciamo, i negoziati si fanno con chi è parte in causa e non solo con gli amici o i presunti tali. Grazie.